Un saluto a tutti. In questo video parlerò della digiscopia, che cos'è e come fare a fare delle foto con questa tecnica qua, e vi farò vedere anche un programma gratuito molto valido per poter rielaborare la foto dove si potrà migliorare la foto scattata, perché effettivamente quando si va a fare degli zoom così estremi, vuoi per la qualità delle lenti, vuoi per l'incredibile quantità di atmosfera che deve oltrepassare, cioè il soggetto molto lontano, l'aria non è sempre pulitissima, sporca la foto, la fa lattiginosa, o togliere quei difetti che ci possono essere di aberrazione cromatica nella foto che noi abbiamo scattato. Prima di mostrarvi tutto l'hardware, vado sul computer, farò un piccolo video desktop e vi faccio vedere un esempio di fotografia fatta con la tecnica del digiscoping o digiscopia in italiano. Ecco qua dalla postazione desktop vi faccio vedere un po' di esempi di fotografie che ho fatto. Chiaramente parto da questa che era la nativa fatta con 24 mm che riprende il panorama. Potete notare dove c'è il puntatore del mouse sullo spigolo del palazzo Arancione, c'è un castello e un po' più in alto, quasi sulla cima della montagna, c'è un puntino bianco che è una croce. Ho fatto varie foto di questa qua. Ad esempio, questa è con lo zoom a 70 mm. È diventata così. Chiaramente ormai il castello qua è fuori campo. Con il digiscoping, questa era la nativa. La foto nativa praticamente del dettaglio della croce. Rielaborata è la seguente, questa qua chiaramente ora ingrandita non si vede tanto bene, ma se la vado a rapportare un po' più piccola così, ad esempio, si vede un pochino meglio, si vede un po' il dettaglio che la croce è fatta di tralicci. Il dettaglio del castello è questo qua, praticamente la piccola torre che c'è. Le ho messe tutte insieme, ho fatto un piccolo collage di foto, sono queste praticamente. Qua si può vedere il potere dello zoom che ha questa tecnica qua. Lo zoom non era neanche spinto al massimo, perché il catadriottico che ho va da 25x a 75x. Queste foto sono state scattate tra i 25 e i 30x più o meno come potere di ingrandimento. Se lo spingo a 75x diventano veramente molto buie le immagini, quindi anche in una giornata soleggiata come questa, quindi non si riesce a spingersi troppo in là con lo zoom. Ok, veniamo all'hardware e a spiegare anche il perché è nata la fotografia digitale con l'ausilio di telescopi o cannocchiali. Per il semplice fatto che è relativamente economica e il potere di zoom, come avete visto dal piccolo video desktop che vi ho fatto vedere un attimo fa, è veramente grande. E oltretutto sono degli strumenti che la maggioranza di noi ha in casa, un piccolo cannocchiale e un telefonino. Se si riesce a mettere nella posizione corretta, chiaramente l'oculare, davanti all'oculare, l'obiettivo della macchina fotografica, si può già iniziare a scattare delle foto così. Il secondo passo è munirsi di attrezzature tipo questa, che possono praticamente agganciarsi al telescopio. Si possono orientare in tutti gli assi, alto, basso, avanti, indietro, destra e sinistra, per poter regolare tutte le funzioni, praticamente tutti gli assi, scusate, per mettere correttamente l'obiettivo della macchina fotografica, in questo caso è una compatta, di fronte a questo, che è un telescopio catadriottico da 90 mm. Il digiscoping è nato per fotografare la natura, animali selvatici in particolare, perché è difficile avvicinarsi a questi animali qua, perché scappano chiaramente, sono molto diffidenti, e allora serve qualcosa per avvicinarli molto. Chiaro, esistono i teleobiettivi montati sulle macchine fotografiche, chi guarda le partite di calcio vedrà che in fondo, ai due lati dove ci sono le porte, ci sono i fotografi con telecamere
cannoni lunghi mezzo metro per poter fare delle foto, attrezzature che sono fuori portata dal pubblico amatoriale perché costano veramente diverse migliaia di euro, decine anche di migliaia di euro. Mentre quello che ho fatto io, macchina fotografica a parte, chiaramente non ho speso più di 200-300 euro di attrezzatura per poterle fare. Di telescopi da usare per fare la digiscopia ce ne sono un'infinità, che appunto va dal semplice cannocchiale, chiaramente se ne andrà a usare solo uno dei due oculari, a monocoli che vanno da una fascia di prezzo che va dai 200 euro in su. Se prendete uno Zeiss chiaramente costerà decisamente di più. Infatti si è dedicata molto alla digiscopia questa fabbrica, chiamiamola così, questa industria, e fa veramente degli apparecchi ottimi, chiaramente hanno il loro prezzo. E poi ci sono due modi per farla, cioè o si va a fotografare dall'oculare, io guardo quello, l'immagine che c'è dentro con gli occhi e vado a fotografare l'immagine dall'oculare, oppure come si fa col telescopio per l'astrofotografia, l'oculare lo si toglie l'obiettivo dalla macchina fotografica e si mette direttamente la macchina fotografica sullo strumento. In questo caso lo strumento diventa l'obiettivo della macchina fotografica. Si raggiungono risultati decisamente migliori perché non abbiamo l'effetto vignettatura, effetto coma, eccetera, eccetera. Ora che vi ho fatto vedere l'hardware, vi faccio vedere cosa comporta, quanto tempo ci si mette chiaramente a fare una foto con la tecnica del digiscoping. Non è, pensate che non si può pretendere di tenere in mano, abbiamo bisogno già un cavalletto, perché non possiamo fare una foto con a 50-60 per a mano libera. Verrebbe mossa, sicuramente verrebbe mossa, perché ci basta un decimo di millimetro qua, a 4 km di distanza quel decimo di millimetro sono 10 metri. Quindi dovremmo procurarci anche un cavalletto e possibilmente un telecomando per scattare la foto, mettere il temporizzatore a 2-3 secondi, si schiaccia, nel momento che noi schiacciamo chiaramente muoviamo un po' tutta la strumentazione, ma 2-5 secondi smette di vibrare, quando scatta la foto sarà tutto fermo. Ecco qua c'è l'hardware montato, ve lo faccio vedere, è un normalissimo cavalletto da telescopio manuale per poter pilotare due assi con le due manopole. Sopra ho il telescopio rifrattore, qua c'è il porta macchina fotografica, come vedete questo gira per poter incrementare lo zoom di quello che stiamo guardando, e la macchina fotografica. Adesso la accendo e vi faccio vedere come fare. La prima cosa è centrarsi il meglio possibile sul nostro oculare, muovendo gli assi alto basso, destra e sinistra. Avanti e indietro lo si farà alla fine per appoggiare l'obiettivo della macchina fotografica all'oculare del telescopio. Questa è l'immagine che sto guardando in questo momento. Allora, la macchina fotografica ora è totalmente in automatico, ma la metterò in manuale perché devo poter variare tutti i parametri. Un trucchettino: non fotografate mai con delle aperture troppo grandi, usate un f4,5 5 in su. Dopo chiaramente potrete regolare quello che è il tempo d'esposizione per renderla chiaramente più luminosa o meno. Gli ISO in questo caso li lascio automatici. Fuoco manuale della macchina lo lasciate fisso e focheggiate con il telescopio, e un timer a 2 secondi per poter, altrimenti viene mossa la foto, almeno 2 o 5 secondi di temporizzatore, di tempo prima di poter scattare la foto. Allora, bruciata, cerchiamo di diminuire . Ok, così non mi si brucia niente. Ora cerco di metterla leggermente a fuoco così si vede un po' meglio, però vedete che è vignettata ancora. Per evitare la vignettatura ora avvicinerò il più possibile l'obiettivo della macchina fotografica all'oculare, anche se nei bordi rimane un po' di effetto oblò o vignettatura, la lascio così. A questo punto
con gioco con l'esposizione fino a quando non viene come voglio io la foto, controllo che la messa a fuoco sia buona, sempre con il telescopio, andate un paio di volte in intra e in extra focale per capire bene qual è la posizione, e poi non resta che scattare la foto. Dopo vi farò vedere come rielaborarla questa foto qua. Se lo inquadriamo con la telecamera, non so se riesci, è l'antenna che è là in fondo. Adesso abbiamo il grandangolare, chiaramente sulla videocamera non riesce, probabilmente non riesce nemmeno a vederla. Qualcosa si intravede, sì, è quell'antenna lì. Rinquadra pure la fotografia per far vedere quanto effettivamente riesce ad avvicinare gli oggetti. Posso ancora avvicinarmi, cioè allontanarmi in questo senso qua, o posso ancora avvicinarmi. Un'altra cosa, togliete quella funzione che hanno alcune macchine fotografiche, che se ruoto la macchina mi tiene la foto sempre dritta, perché chiaramente se ora la voglio scattare così lui la ribalterebbe. Se ha questa funzione la macchina fotografica, poi la posso girare in seguito, volendo posso scattare anche una foto a tutta l'antenna così, o vedere particolare dell'antenna. C'è un po' di vento, mi sta facendo vibrare il cavalletto, ma scatto una foto a particolare dell'antenna, e dopo con il software GIMP vi farò vedere come riuscire a migliorarla il più possibile. Ecco, adesso vi faccio vedere come si può rielaborare o migliorare la fotografia. All'inizio avevo fatto vedere questa, ci è voluto veramente del tempo per arrivare a ottenere il risultato della croce e del dettaglio della torre del castello. Bisogna veramente giocare con i parametri di GIMP 2 prima di arrivare a questi risultati qua. È una lavorazione da fare con calma. Vi faccio vedere più o meno a grandi linee come poter migliorare la foto. Chiaramente anche in questa giornata qua la meteo era ottima per fare questo genere di foto. Oggi purtroppo non sono stato così fortunato. Allora, aprirò con GIMP questa foto qua. Intanto la apro normalmente su programma foto di Windows e dirò di questa qua di aprirmela con GIMP. Eccola qua. Ha un'incredibile varietà di funzioni questo programma, è anche gratuito, un po' complesso da usare. Vi farò vedere un paio di parametri per correggere la foto, per cercare di migliorarla il più possibile. Allora, se vado in filtri, miglioramento, posso andare su nitidizza e cercare di togliere questa sfocatura che ha l'immagine. Per farvi vedere la sfocatura meglio, forse posso fare così, sfocatura, per farvi rendere conto di che cos'è. Adesso ho fatto l'aggiornamento, hanno cambiato un po' di cose. Sfocatura gaussiana, prima era al primo posto, adesso è al secondo. Vi faccio vedere cosa succede se la sfoco. Vedete, una foto sfocata, e così è più a fuoco. Torneremo sulla sfocatura in seguito, vi farò vedere il perché. Allora andiamo sempre dove, come ho detto prima, miglioramento, nitidizza, esagero, per farvi vedere cosa succede con questo parametro qua se lo porto a livelli alti. Salta fuori questa cosa qua, riesce a fare un po' più nette le righe, però chiaramente salta fuori del rumore sulla foto. Vedete là la parte del cielo, cioè vedete una nuvola bianca tutta macchiata. Dobbiamo cercare di aumentare pian pianino questi parametri qua fino a quando la foto non è ottimale, ma senza troppi artefatti dentro dovuti alla correzione del software. Possiamo lasciarla, no, così è un po' troppo, la lascio così per adesso. Mi sono concentrato sull'albero qua, ormai non si riesce a farla proprio ottimale tutta la foto. Vi concentrate sul soggetto, in questo caso io ho preso la parte centrale della foto, questa qua. Gli do ok. A questo punto posso
sfocarla leggermente per cercare di togliere, e dai che ho sbagliato di nuovo, sfocarla leggermente per togliere questo rumore, per togliere un po' questo rumore. Se la sfoco tantissimo, chiaramente non va bene. Così non è sfocata per niente, ma se aumento un po' la sfocatura vedete che quel rumore va via, però chiaramente mi ritorna sfocata la foto, quindi devo giocare con questo parametro qua e avere il compromesso migliore. Una volta fatto questo, se voglio provare a togliere questa lattescenza della foto che si vede un po' sporca come se ci fosse della nebbia, con strumenti di disegno, una volta era qua dentro, non è più qua. Allora, filtri, colori, ecco in colori l'hanno messo, livelli, variando i livelli di uscita della foto posso cercare di migliorarla un pochino, posso renderla un po' più scura magari. Qualcosa del genere, per fare qualcosa di un po' veloce. Poi andrà tagliata chiaramente perché qua ho la vignettatura in basso a destra e anche in basso a sinistra, si nota. Terrò magari una parte un po' più piccola di questa foto qua. La esporto per farvi vedere la differenza tra le due, giusto per farvi vedere due parametri di questo software qua, perché spiegarvi come funziona sarebbe un tutorial unico solo per questo software qua. La esporto, la chiamo AAAA. Così almeno la trovo facilmente e vi faccio vedere, oppure la posso anche lasciare qua. Effettivamente la foto nativa era questa. Sposto un po' di icone, ecco, avevamo la nativa qua e questa un po' meglio, come colore, ho tolto appunto questa lattescenza che c'è. E ho migliorato leggermente la sfocatura, la si può notare in cima a questa pianta qua. Qui ha un dettaglio migliore. Si può ancora migliorare, chiaramente la meteo non è stata favorevole oggi, ma questo software qua, se vi può interessare la rielaborazione delle fotografie, ve lo consiglio. Per due motivi, è molto potente ed è gratuito. L'unica pecca che ha è che è un po' complicato da usare, ma su YouTube troverete tutti i tutorial, ci sono decine e decine di video per tutte le funzioni che ha questo programma. Ecco, questo è quanto riguarda la digiscopia fatta di giorno. Prossimamente, appena la meteo e la luminosità me lo permette, perché ormai abito abbastanza a nord, le notti d'estate sono veramente molto corte e non sono proprio propriamente buie come dovrebbero essere. Ma mi porterò la stessa attrezzatura, anzi userò il treppiede motorizzato del telescopio e proverò a scattare delle foto astronomiche con questo strumento qua e quella macchina fotografica e guarderò che cosa ne verrà fuori. Il video termina qua, vi ringrazio per averlo seguito, se avete delle domande fatemele sempre qua sotto, di solito rispondo a tutti, ricordatevi che potete iscrivervi al canale e condividere il video. Un saluto a tutti, al prossimo, ciao ciao!